Non ce l'ha fatta neppure in questo 17° anno di tradizione negativa la Fiorentina a vincere contro il Milan, eppure c'erano tutti i presupposti per riuscirci. Farina negli spogliatoi ha detto subito dei suoi giocatori: sono ancora dei ragazzi, e ha avuto pienamente ragione. Infatti nell'occasione del primo e del secondo gol della Fiorentina certamente un po' di colpa la retroguardia rossonera la deve pur avere. Passiamo alla descrizione dei gol. Carotti al 13° serve molto bene Damiani, che va via in velocità e in diagonale, ormai è diventato una specialità di questo giocatore che sembra essere entrato nella sua ultima e forse 20° giovinezza, fulmina il portiere Galli. Al 36° respinta corta su un calcio d'angolo da parte della difesa del Milan, riceve Oriali che non ci pensa troppo e al volo gran botta, nulla da fare per Piotti che era anche coperto. Subito dopo Passarella su punizione coglie un'ottima traversa. Blissé nella ripresa continua a confermare il suo momento negativo, sembra giocare una partita diversa da quella che giocano gli altri 10 giocatori in maglia rossonera, e così Castagnier decide di sostituirlo con Incocciati. Al 15° Antonioni mette al centro, Tassotti, che non era pressato da nessun avversario, decide di toccare la palla e fa una bellissima autorete. E il 2-1, a questo punto la Fiorentina tira un po' i remi in barca, sembra contenere il tutto, il Milan si butta tutto in avanti. Al 37° Baresi viene atterrato in piena area proprio da Oriali. Delia non ha nessuna indecisione, decreta il calcio di rigore che lo stesso Baresi, che abbiamo appena visto in questa fotografia, realizza. E il 2-2, a questo punto nessuno più discute e si va negli spogliatoi. A te Paolo Valenti.